In questo video ti dirò 5 siti che ti permettono di guadagnare grazie al tuo telefono. Ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito con il primo sito, che è Shutterstock. Shutterstock è un sito dove puoi vendere foto e video, e non devi essere un fotografo professionista per farlo. Al giorno d'oggi i nostri telefoni sono in grado di fare delle ottime fotografie e questo è assolutamente sufficiente per il sito. Ti basta pensare che ogni volta che magari fai un viaggio ti capiterà di scattare delle fotografie a te, ai posti e quant'altro. E se queste foto, dopo averle fatte, le mettessi in vendita su Shutterstock, non sarebbe meglio? Oppure puoi anche andare in giro per la tua città a scattare le foto dei posti o anche di te stesso. Spesso le aziende o comunque i siti web cercano queste foto per le loro campagne di marketing e tu puoi tranquillamente essere un loro fornitore. Inoltre puoi anche sfruttare FoUp.com per proporti e vedere quali aziende hanno bisogno di queste foto in questo momento. Il secondo sito che abbiamo è Scribi.com. Ah, mi raccomando, prima di continuare iscriviti, lascia un like, ma soprattutto attiva la campanellina delle notifiche, mi raccomando. Questo è un sito nel quale aziende, content creator, youtuber eccetera possono caricare video ed audio e che pagano per farsi fare la trascrizione dei loro video nella lingua che preferiscono. Quindi se hai dimestichezza con altre lingue puoi metterti ad ascoltare questi audio o a guardare i loro video e poi potrai tradurre nella lingua che preferiscono quello che viene detto. Ma quanto pagano? In questo caso puoi guadagnare tra i 5 e i 20 euro per ogni ora di contenuto che traduci. Il terzo sito per guadagnare soldi è Udemy. Udemy è un sito web di condivisione di competenze online, quindi puoi registrarti mentre fai o spieghi qualcosa e le persone che ne sono interessate potranno acquistare i tuoi corsi. E moltissimi corsi su Udemy sono semplicemente delle registrazioni schermo che sono facilissime da fare. Impiegano poco tempo e se trattano un argomento parecchio richiesto possono generare moltissime vendite. Per registrare lo schermo potresti utilizzare ad esempio OBS e per spiegare potresti utilizzare delle slide da Google Presentazioni. Ma la cosa ancora più bella di Udemy è che non devi occuparti tu di pubblicizzare il corso e trovare clienti, ma sarà direttamente lui a pubblicizzare il corso alle persone che potenzialmente potrebbero esserne più interessate. Poi chiaramente non credo sia la scelta migliore se vuoi vendere corsi a lungo termine. Questo perché loro ottengono il 50% dei tuoi guadagni. Quindi poi vedendo comunque che la cosa funziona potresti spostarti poi su Kajabi, e ti permette di tenere molto di più dei tuoi guadagni. Ti ricordo che in descrizione ti lascio anche il link per guadagnare grazie ai bonus app. Vai a dare un'occhiata. Il quarto sito che puoi utilizzare per guadagnare soldi è Trymata. Grazie a questo sito puoi iscriverti per testare vari siti o app. Ma la cosa bella è che devi semplicemente registrare il tuo schermo mentre lo fai e nel mentre devi dare un parere di quello che stai facendo in tempo reale. Questo è davvero molto importante per le aziende ed è per questo che ti pagano per farlo. Trymata ti paga circa 10 euro per ogni test eseguito. Il quinto sito di cui andiamo a parlare è iWriter. Questo è un sito web dove puoi scrivere contenuti per persone che hanno ad esempio blog, siti di notizie, canali YouTube eccetera. Chiaramente su questo sito verrai pagato abbastanza poco per ogni parola che scrivi, ma puoi sfruttare altri siti come Upwork o Fiverr per vendere la stessa tipologia di servizio a prezzo più alto. E per farti aiutare sulla scrittura di alcuni articoli puoi farti aiutare anche dall'intelligenza artificiale come Jasper, ChatGPT, WriteSonic, eccetera. Spero di esserti stato utile. A presto!